Uomini e donne, intervista a Giorgia Chintley, non credo ad Andrea, è incoerente. Giorgia Chintley è stata eliminata da Andrea Zeleta nelle ultime puntate di Uomini e donne. Ecco che cosa ha detto l'ex corteggiatrice sul tronista e sul suo percorso nel programma. Uomini e donne, Andrea Zeleta ha eliminato Giorgia. Giorgia era stata una sorpresa nel trono di Andrea Zeleta. Il tronista si è mostrato sempre molto interessato a lei e ha iniziato a farle un corteggiamento molto serrato, cosa che non faceva con le altre ragazze in studio. Ad un certo punto, però, Andrea non ha più portato in esterna Giorgia e, nell'ultima puntata andata in onda del Trono Classico, ha deciso di eliminarla. La motivazione era semplicemente che, tornato a casa, Andrea non pensava a lei, mentre alle altre sì. In studio Giorgia ha detto chiaramente ad Andrea di trovarlo ridicolo e di sentirsi presa in giro. Il suo pensiero non è cambiato anche a distanza di tempo dall'eliminazione. Intervista a Giorgia, non credo ad Andrea, è incoerente. Già ha rilasciato una lunga intervista al sito di Gossip Isaekia. It in cui ha parlato di molte cose, tra le quali la decisione di partecipare a Uomini e donne. Il programma mi ha sempre affascinata, fin da quando ero piccola. Ho deciso di partecipare quando mi ha contattata la redazione sia perché sono single e ho voglia di innamorarmi sia per provare a superare questa mia timidezza. Giorgia ha confessato i motivi che l'hanno spinta a corteggiare proprio Andrea Zeleta. Mi ha colpito subito per il suo aspetto fisico e per il video di presentazione. Mi sono rispecchiata molto perché erano le stesse cose che cercavo io. Il comportamento di Andrea e il suo cambio repentino hanno fatto arrabbiare molto Giorgia, che ha ammesso di aver avuto dei dubbi dall'inizio. La ragazza, infatti, l'ha detto più volte nel corso delle puntate che non era normale un interessamento e un'insistenza così grande nei suoi confronti. Non ci ho creduto a questo suo repentino cambio di idea. C'è stata troppa incoerenza tra il suo corteggiamento iniziale, le sorprese e il menefreghismo totale dimostrato nelle ultime due settimane. Credo non abbia voluto conoscermi veramente. Io sono sempre stata distaccata per i dubbi che avevo nei suoi confronti. La scelta di Andrea Zeleta. Andrea è molto vicino alla scelta. Infatti, in studio sono rimaste solamente due ragazze, Natalia e Claudia. Giorgia ha dichiarato il suo pensiero su chi potrebbe essere davvero la scelta di Andrea. Ho sempre pensato che la scelta fosse Natalia, ma ultimamente mi sono ricreduta perché l'ho visto avvicinarsi molto a Claudia. Penso che alla fine la scelta potrebbe essere lei. Giorgia tornerà a Uomini e donne? Alla fine dell'intervista per Isaekia.it, Giorgia non ha escluso la possibilità di tornare nel programma che l'ha sempre affascinata. Per lei sarebbe un'esperienza più consapevole ora che ha preso confidenza con l'ambiente e con il meccanismo. Ecco le sue parole.
accetterei perché credo di aver acquisito una maggiore consapevolezza e potrei avere un'altra possibilità per potermi innamorare.